Crescere persone che sappiano stare nella realtà è l'obiettivo dell'Istituto Maria Luigia di Chiavari. Non proteggerli da essa, ma dare loro strumenti per affrontarla. Questa è la base di un percorso educativo che si rinnova di anno in anno, con la scelta di una frase che lo rappresenti e valga per tutti i ragazzi, dalla sezione primavera alla scuola secondaria di primo grado. Per il 2019-2020 è stata scelta Più in là, un invito ad andare alla ricerca del significato della realtà, oltre a quelle che possono essere le prime difficoltà o le gioie effimere. Il percorso non riguarda solamente i ragazzi, ma anche il corpo docenti che li accompagna. È molto bello, soprattutto perché tra noi colleghi c'è proprio un'esperienza anche di crescita comune. Cioè, noi crediamo proprio che può educare chi si lascia educare a propria volta, per cui ci sono molti momenti di dipartimenti, di lavoro insieme, di condivisione anche con il rettore, e quindi diciamo è proprio bello insegnare anche per noi. La formazione si estende poi anche ai genitori, con i quali l'istituto promuove un contatto frequente e diretto, anche con uno scambio di idee e proposte. Chi svolge il ruolo di genitore è il primo educatore dei ragazzi e per farlo deve essere il primo che a sua volta si lascia guidare. Questa formazione a 360 gradi si concretizza anche in attività scolastiche alternative che permettano ai ragazzi di esprimersi e conoscersi meglio. Abbiamo fatto queste due belle attività, una è quella della scrittura creativa e l'altra è quella del teatro, che sono state poi si sono intersecate l'una con l'altra. Sono state due occasioni grandissime, innanzitutto perché permettono di guardare l'allievo, l'alunno e il ragazzo che hai davanti in un modo diverso, e permettono al ragazzo veramente di fare un'esperienza unica, perché è un continuo paragone con la realtà che chiede una partecipazione del ragazzo, no? Le due attività peraltro non sono scollegate comunque dal percorso scolastico, perché con il nuovo esame di terza media io ho visto che i ragazzi l'anno scorso sono stati molto facilitati ad affrontare la prova d'italiano, e l'esperienza dell'anno scorso del teatro è stata così ricca, così bella, così commovente. I ragazzi hanno lavorato insieme alla comunità di Villa Gritta, che ospita malati mentali. È stata un'esperienza così commovente che quest'anno si è deciso di ripercorrerla a partire proprio dalle elementari.